Il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, è stato presentato il rapporto semestrale della DIA per quanto riguarda l'attività mafiosa, ovviamente all'epoca della pandemia. È stato scritto attività di primo livello, in parte meno efficienti evidentemente per la mafia, parliamo di traffico di droga, di estorsione, ma tutte quelle altre attività a partire dal riciclaggio probabilmente in aumento. Quali sono i rischi di queste settimane, procuratore? I rischi sono naturalmente quelli di infiltrazione negli appalti pubblici, quello di intervenire con maggiore presenza nell'economia legale, quello di trovare nella popolazione il canale per una maggiore aggregazione e vicinanza grazie al sistema, il meccanismo dell'assistenza e quindi attraverso aiuti che apparentemente rappresenterebbero forme di sussidio, ma sostanzialmente vogliono soltanto aggregare parte della popolazione e ottenerne il sostegno. Ecco, Diciamo procuratore, questo è di fatto il quadro generale. Le faccio tre domande specifiche. L'allarme per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio, i negozi. Secondo alcuni studi ci sarebbe stato un movimento sospetto in alcune città, Roma, Napoli, Catania, più 2% delle vendite, soprattutto in alcuni settori. Si parla di autonoleggi, si parla in particolar modo anche di bar, ristoranti. È un rischio che di fatto è tangibile, è reale, è un'attività che avete notato? Ma certamente i dati rilevati evidenziano che mentre i numeri scendono per quasi tutti i reati, l'unico settore in cui si ha un innalzamento è quello dell'usura e questo è già molto indicativo. Ma qual è la maggiore preoccupazione? Che le mafie, quindi Camorra, 'Ndrangheta, Cosa Nostra, le mafie pugliesi, che hanno una enorme ricchezza e che diversamente dalle attività economiche che in questo momento trovano difficoltà ad andare avanti, anche perché alcune come ristorazione, bar, alberghi sono chiusi, proprio queste attività economiche hanno un gran bisogno di denaro per poter proseguire la loro attività. Mentre, come dicevo, le mafie hanno l'esigenza di collocare le loro ricchezze. Il percorso del reinvestimento è quello che hanno da sempre seguito. E in un momento come questo, in cui vi è esigenza di finanziamento, è evidente che le mafie, attraverso mediatori, interlocutori più o meno lontani dalla provenienza mafiosa, riescano ad avvicinare i soggetti economici che si trovano in maggiore difficoltà e offrirsi per sostenerli economicamente. Ecco, questo determinerebbe una sorta di infiltrazione silente nelle attività economiche E ed è, questo di a fatto, da nostro quello modo che di abbiamo vedere, capito, l'aspetto più procuratore, pericoloso. ecco, da quello che abbiamo capito l'avete notato soprattutto in questi mesi di pandemia. Ovviamente lei ci parlava della grande preoccupazione anche per quanto riguarda gli appalti pubblici. Come sappiamo, attendiamo come una manna i fondi del recovery, più di 200 miliardi che arriveranno nel nostro paese. Su questo avete serie preoccupazioni per quanto riguarda gli interessi mafiosi e su questo le chiedo dal procuratore nazionale antimafia. Avrà sentito nel suo discorso alle Camere il neo Presidente del Consiglio Mario Draghi, dire sostanzialmente che regole troppo bizantine, troppo difficili portano anche maggiore corruzione, che un regolamento più semplice invece porta ad una maggiore lotta alla corruzione. Anche lei la pensa così? Beh, vorrei però innanzitutto premettere che proprio il Presidente del Consiglio Draghi, quando era governatore della Banca d'Italia, fu l'unico ad affermare che la zavorra dell'Italia, la zavorra del Sud, era rappresentata dalle mafie. E quindi sottolineò allora il grave rischio dell'Italia proprio di fronte a questo fenomeno. E oggi, con la semplificazione nelle procedure di affidamento che appunto è stata introdotta, è evidente che vi è una sorta di minore livello
selettivo dal punto di vista formale, ma dal punto di vista sostanziale, in realtà, proprio in relazione a questo abbassamento della soglia di vigilanza, sostanzialmente, vi è stato un concreto monitoraggio, una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine, parlo di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, da parte delle direzioni distrettuali antimafia, della direzione nazionale. Tutte si stanno muovendo e si sono mosse costituendo tavoli tecnici, condividendo il livello di attenzione e la strategia per impedire che effettivamente possa esservi un'infiltrazione mafiosa negli appalti. Da un lato, quindi, l'indagine per la repressione dei reati con lo strumento anche della prevenzione, quindi sequestri e quindi tutte quelle che sono le misure proprie che in questo sistema sono consentite, dall'altro prevenzione, prefetti, verifica antimafia, consultazione immediata delle banche dati per poi cedere ad un momento successivo invece certo. Tutti gli ulteriori approfondimenti. Ecco, è un sistema che si è mosso oramai fin da quando il decreto semplificazioni ha rappresentato quale sarebbe stato il futuro della pandemia dal punto di vista economico, e tutto questo ha consentito che il sistema della prevenzione e della repressione insieme si muovesse per impedire le infiltrazioni. Quindi semplificazione sì, ovviamente, per la parte sana dell'economia, ma giustamente con i controlli anche rafforzati per evitare questo tipo di infiltrazioni. Procuratore, la devo salutare. Le posso fare un'ultima domanda? Ma in tempo di pandemia c'è una mafia, quella siciliana, la Camorra, lei ha citato quella pugliese, che si è particolarmente rafforzata rispetto alle altre? Le mafie oggi sono mafie degli affari e quindi tutte esprimono la stessa pericolosità, perché tutte sul territorio si muovono attraverso il reinvestimento e colgono nei momenti di emergenza un'occasione per poter ripulire il proprio denaro.